Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Nerd Village. Oggi siamo qua su un nuovo pillole di Battle Spot, perché tanto ormai questa rubrica ha questo nome. Quindi mentre lì in alto a sinistra vedrete il video di una lotta che ho fatto in Battle Spot con il team di Volcarona, che abbiamo fatto in live insieme. Tra l'altro, questo tizio che state vedendo, questa tizia è un giapponese 1722. Quindi gustatevi la lotta mentre intanto vedete me che parlo. Mi raccomando, lasciate un bel like, commentate e condividete il video. Come potete ben vedere, sotto c'è scritto che alle 15.30 saremo in live oggi con il team di Volcarona su Showdown per prepararci alla gara online del PGL. Perché per chi non lo sapesse, stanotte a mezzanotte si apriranno le iscrizioni da oggi fino al 29, quindi a giovedì prossimo, per fare questa sorta di gara online del PGL, che sarà tipo un mid-season showdown per quello che riguarda la distribuzione dei CP, scusatemi. Si distribuirà un tapulele cromatico bellissimo nero a tutti quelli che hanno partecipato, basterà fare delle lotte per partecipare, dopodiché una volta scaduto il tempo dell'iscrizione, se si rientrerà nella classifica si potrà andare poi a partecipare e a vincere, oltre al tapulele cromatico che spetta a tutti, anche dei CP validi per la qualificazione al mondiale. Quindi è comunque una cosa utile, una cosa molto carina che... se vogliamo farla insieme questa preparazione, io porterò il team di Volcarona come sto portando questi giorni in Battle Spot, perché è veramente veramente forte ragazzi, sto a 1780 con quel team e veramente vi devo ringraziare, perché è un team fortissimo che però abbiamo fatto tutti quanti insieme. Poi un'altra cosa, faremo la live per parlare di Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, visto che sono arrivato a un buon punto del gioco, una cosa bella corposa, quindi sento di poter già dire cosa penso e cosa non penso, anche se non l'ho completato, però la maggior parte delle impressioni, diciamo, si è formata e sono davvero davvero buone, spero che tante tante cose le terranno. Inoltre poi vi volevo dire che... saremo in live naturalmente anche giovedì prossimo, cioè nel senso dopodomani, per fare un altro team sempre sull'onda del team di Volcarona, perché se riusciamo a buildare una cosa del genere di nuovo, allora andiamo veramente a fare i botti. Per quanto riguarda invece la programmazione del canale, io vi ricordo ragazzi, visto che ci sono stati gli internazionali di San Paolo, scusatemi per la voce ma sono un po' raffreddato, visto che ci sono stati gli internazionali, sono usciti due video che probabilmente vi siete persi, ma io lo dico per la mole dei commenti che è veramente veramente scarsa. Nel senso, vi siete persi sicuramente l'analytic su Cartana, che vi invito a recuperare, perché Cartana è un Pokémon che sta prendendo davvero davvero tantissimo di usage, l'ha sempre avuto, ma adesso che si è comunque evoluto il metagame ci sono diversi modi di giocare Cartana, io vi inviterei ad andare a vedere l'analytic e soprattutto l'episodio di domenica di Resident Evil, perché è sì un video per farvi vedere il gioco, quindi tra virgolette non è una recensione, prendetelo più come una sorta di hands-on su un gioco però uscito da veramente tanto tanto tempo, però io vi ho chiesto di andarmi a commentare il video per farmi dire se volete una serie su Resident Evil oppure no, quindi se vi va noi domenica prossima andiamo a fare di nuovo Resident Evil e lo continuiamo, altrimenti vado a prendere un altro gioco, però almeno intanto mi organizzo e cerco di farlo prima di tutti, prima possibile, in modo che il video già è preparato su un gioco che magari potete andarmi a consigliare voi sotto il video di Resident Evil. Quindi anche questa cosa ve l'ho detta. Un'altra cosa, in settimana uscirà l'Ally Switch con il team di Solgaleo e Yveltal, è già pronto, mentre invece poi usciranno altri video, diciamo, extra. Un video sarà molto speciale, che io ho lanciato un rebus sulla pagina di Facebook che non so se è stato colto, ma è un video crossover fra Pokémon competitivo e Dragon Ball. Potrebbe sembrare una cosa off topic, magari no, chi può dirlo? Una cosa di Dragon Ball, di Pokémon, un video extra. Chi indovinerà qua sotto non lo saprà mai. Comunque, se volete, provate a indovinare commentando qua sotto, veramente con quello che secondo voi potrebbe essere. E soprattutto, finalmente, Irene ha completato il disegno della maglietta di rilevo, che poi, non appena avrò il file, ve lo farò vedere, ma ci farò innanzitutto un video a parte, perché è un'iniziativa che comunque se lo merita, e poi perché Irene, ragazzi, è veramente veramente brava, gentile, disponibile, e anzi, se doveste fare dei lavori di grafica per
un vostro canale oppure per qualsiasi altra cosa, io vi raccomanderò sempre Irene, vi metterò il link del suo profilo Instagram qua sotto in descrizione in ogni video, non in questo, ma dal prossimo video sì, assolutamente. Nel frattempo la lotta, come potete ben vedere, è volta al termine. Quindi noi ci vediamo alle 15:30 in live. Mi raccomando, ragazzi, lasciate un bel like, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Qua in grafica vedete tutti i riferimenti social per quanto mi riguarda. Noi ci vediamo più tardi, un saluto al Village, bella per voi!